restituisci, quelli possono anche venire. La Lima. C'è sempre il numero telefonico aperto, attivato per le ragazze e ragazzi che vogliono chiamare qui in teatro. 07 6973 931. Li vedi fuori che sono lì in attesa? Stanno aspettando che arrivino le amici. E tra poco ci saranno, dai. Tra poco arriveranno le fuori all'esterno del Teatro delle Vittorie, le cinque ragazze che hanno sbancato le classifiche di tutto il mondo. Ecco, vedo la macchina che compare in fondo alla strada. In 31 paesi del mondo, sì, sono prima in classifica. 15 milioni di dischi, 18 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Eccole! Eccole che arrivano! Ci sono, eccole! No, quello è un... Sì, vedo le guardie del corpo! Un vigile urbano! No, no, le guardie del corpo, aspetta! Vanno ordine! Sta arrivando! Vanno là! Strano veicolo! Non è un veicolo, che cos'è? Che cos'è? La papa mobile! Ah, no, è un fulmino con i vetri oscurati! Ah. In modo che, capito, passino inosservate! Eccole! Gioia e delirio dei ragazzi e ragazzini, devo dire, perché i Fast e le Spice Girls sono veramente giovani. Si apre la porta, ecco, venite fuori Spice Girls. No, riparte. Cinque ragazzi inglesi, cinque ragazzi inglesi che hanno conquistato il mondo. Ancora una vedo, chi è il primo a uscire? No, ragazzi, sì, quella è eccole, 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 due, tre, quattro. Vedo Melanie, vedo Jerry, vedo l'altra Melanie, vedo Vittoria. Stanno arrivando tutti i nostri wannabe, il loro più grande successo. Eccole qua. Eccole. In esclusiva per noi le Spice ci canteranno solamente con la voce, proprio così per farci ascoltare le loro famose voci, i loro timbri inconfondibili che tutti i ragazzi amano, un pezzettino, il ritornello di Say You Be There. Yeah. It's all for you. Twice over. I'm giving you everything, all that joy can bring, this I swear. Everything. And all that I want from you is the promise you will be there. You will be there. I'm giving you everything. I give you everything. All that joy. All the joy. Yes, I swear. Yes, I swear. And all that I want from you is the promise you will be there. Vi dicevo, un successo mondiale. Io amo l'Italia. Thank you very much. And for the parents, I want to introduce you to all the parents of all the kids who love you. Per i genitori che si chiedono chi siano queste ragazze, di cui i ragazzi sanno tutto, perché sanno come si vestono, come si pettinano, cosa indossano, e di una per una sanno gusti, vita, morte e miracoli. Cominciamo allora a proprio a conoscere una per una, iniziando con Melanie B. Eccola. Hello, ciao. Hi. E poi c'è Emma, quella più dolce e angelica. Eccola qui, Emma. E poi c'è Melanie C.
la più trasgressiva, la più sportiva. Ciao Italia! E poi c'è la rossa Jerry! E poi c'è Victoria! Ciao Bella! Ciao Bella! Allora, tell me something! Thank you very much! Ma quanti complimenti che mi stanno facendo! Le piace anche il mio vestito, vedi? Mi hanno detto che le piace il mio vestito. Ecco, il mio vestito, vedi? Scusa, mi piace pure Carlo d'Inghilterra. Ma loro, no, eh? Ma smettila. By the way, just put the record straight. It's this woman that's got the brains, not him. Allora ho detto una cosa, dice, è questa donna che ha il cervello, non lui. Perché sai che loro sono per il girl's power. Potere alle donne. Lei ha detto questo. Ha detto questo di me. Che cosa hai detto di me? Stai a te, allora, ne riparliamo quando scendo dalle scarpe. Adesso vorrei chiedervi una cosa. Vorrei proprio parlare di questo girl's power. Yes. Che cosa significa? What is girl's power? It's basically being an independent, strong woman, supporting your sisters. You can have beauty and brains, like you. And having a laugh. Le donne possono essere belle, intelligenti, forti, fare carriera, supportarsi tra di loro ed essere belle e avere anche cervello. E avere anche e divertirsi anche. Ho capito anche. Che avete fatto. Avete fatto comunella, ho capito. Tutte ma contro di me, va bene. Come si fa? Le ragazze chiaramente vi adorano, the girls adore you. Beh, come fanno però i ragazzi ad essere degli Spice Boys? How can you be a Spice Boy? Hey, be a 90s man. You want a bit of equalization. Yeah, it's about equality. It's about being equal. Se puoi essere uno Spice Boy, ed è una questione di essere, diciamo, di essere allo stesso livello, di essere paritetici, quindi uomini e donne sullo stesso piano, caro Giancarlo. Ma le ragazze sono, capito, sono la nuova generazione. Se c'è qualcuna più in alto sei tu, io sono il tappetino. Ma per dire che sono veramente, questo è il segreto del loro successo, e allora questo messaggio positivo è vivacissimo. E da loro adesso ci ascoltiamo invece un pezzo from the new album. Yep. From Spice World. Da questo Spice nuovo World album. Christmas single. Okay. Ecco, che sarà il singolo che sta uscendo proprio adesso e che si intitola Too Much. È una bellissima ballata. The Spice Girls. Ok, Too Much, Spice Girls. Need to know the way to feel to keep me satisfied.
course, you also have a movie coming out soon. Yes, we do. Just after Christmas. E volevo anche dire che subito dopo Natale c'è un film delle Spice Girls che uscirà proprio a dicembre. Il film che si chiama, what is the title of the movie? Spice World, like yeah. the album. Spice yeah. Che si chiama proprio Spice World, come il titolo dell'album che loro adesso stanno lanciando in tutto il mondo. Ragazzi, vi ricordo sempre il numero di telefono 0769-73931 per parlare più tardi con le Spice Girls che ritornano con noi per parlare con voi e cantare ancora. Thank you very much. Thank you, the Spice Girls. See you now. Oh, bye. Bye. Grazie ragazze, grazie. Ecco, allora rimangono da qualche parte. Le Spice Girls dopo le ritroveremo. Il brivido e l'emozione mentre indegnamente facevo tre passetti vicino a Don, mi sentivo come una Kessler. Davvero? Era il posto delle Kessler. Avrei fatto volentieri io l'altra, però mi è mancato il tempo. Me ne valgono due. No, aspettate un attimo, perché tu hai avuto l'emozione di ballare con Don Lurio, io di donne sono amico. E di nuovo il momento delle cinque Fabulous! Che è successo delle Spice? Stanno arrivando, dobbiamo spiegare che abbiamo dato un numero verde. È un numero telefonico. No, non mi ricordo il colore, comunque era un numero. E avremo la possibilità di sentire le vostre telefonate. Vi posso ripetere ancora il numero per l'evenienza, in modo che da casa possiate continuare a chiamare, è lo 0769-73931. Ecco, proprio per fare di persona le domande. Quattro domande, quattro. Eccole! Accomodatevi. Let's have a seat. Accomodatevi, avete E allora vogliamo cominciare con le domande per telefono? Sentiamo la prima. Ecco, le ragazze hanno degli auricolari attraverso i quali ascolteranno la traduzione simultanea delle domande. Ah, e c'è anche una cosa, io ho un fax che abbiamo ricevuto questo pomeriggio. This is a fax I got for you this afternoon, che dice: siamo tre scatenatissime fans delle Spice Girls, Simona, Valentina e Sabrina. Abbiamo 11 anni. Frequentiamo la stessa scuola e il nostro più grande desiderio è quello di incontrare, ballare e cantare con le mitiche ragazze. Non possiamo venire fino a Roma, ma insomma, volevano che io vi leggessi la lettera. Quindi eccole qua, avete... Hello to Simone and Valentina. Siete contenti? Eccola. And Sabrina. Ciao Sabrina. Chi c'è? Chi c'è? Giuliana. Elena? Giuliana. Ah, Giuliana, Giuliana. Ciao Giuliana. Giuliana, cerca di parlare, se no non capiamo. Parla. La domanda. Fai una domanda. Giuliana, dica, dove la vuoi? È vero che voi vi dovete dividere? No. We look like we're gonna break up. We're friends. Friendship never ends. Giuliana, sono amiche, non si divideranno mai, hanno detto. Mai. Ciao Giuliana. Ciao.
mai, non ci divideremo mai. Un'altra telefonata, prego. Chi abbiamo in linea? Prego, sono Gregorio. Ciao, Gregorio. Ciao, Vittorio. Ciao. Siete bellissime. You're beautiful. Grazie, grazie. Domanda, domanda. Senti, vorrei chiedere a Jerry se è vero che si è rotto un pizzico al sedere di Carlo d'Inghilterra. Ah. Sì. Sì. È vero. Sì. È vero. Come ha fatto? Who did it? You did it? Jerry, sei bellissima! Jerry! Ha detto che era, il sedere non era male, l'ha detto lei! Oh, e che devo dire? Vabbè. Ho tradotto quello che lei dice! Evitiamo di rifarlo con i presenti, perché sarebbe una delusione! Una curiosità curiosa! Yeah, keep the microphone next to your mouth, so... Un'altra telefonata, dai, se no non facciamo tempo a contestarli! Dai, telefonata! Allora... Buonasera, pronto. Chi parla? Pronto! Pronto, sì, sei? Tu? Ciao, stai! Hello! Hello. Ciao, allora, ciao. Sono Mimmo. Mimmo. Allora, Mimmo. Mimmo, quanti, allora, quanti anni? Quanti anni hai? Io sono nella stessa casa e con pochi soldi. Adesso che siete ricche siete cambiate? No, well, we don't live together anymore, do we? No, but we still have party nights and things like that, so we're still all together all the time. We live on the road. Yeah. Loro, no, dice che intanto non vivono più insieme. But this, as you became rich, has that changed your life? Are you different now? I suppose you can afford more expensive things. Like she bought this watch, she's rather expensive. She wouldn't afford that on the dole. Ecco, dice, other than that, I think our personalities have stayed shame. Sono rimaste le stesse. È chiaro che con dei soldi in più si possono comprare, per esempio, l'orologio che ha adesso Melanie. Dice, prima non me lo potevo comprare, però sono oggetti, sono cose. Where's Samantha Fox gone? Dov'è? Eccola, ultima domanda, ultima domanda. Va bene, Mimmo, grazie, un'altra telefonata. Go for it. Ciao a tutti, sono una vostra grande fan e mi chiamo Brunella. Brunella, volevo chiedervi se siete davvero amiche come Brunella. Ciao, volevo chiedervi se siete davvero amiche come apparite e se c'è qualche piccola gelosia fra di voi. Aha. We're married to each other, look, we all wear spice rings. We're married to each other. Vedi che hanno lo spice ring, l'anello delle Spice Girls, che vuol dire la loro amicizia per sempre. Quindi non ti preoccupare, non ci sono. We've also been through so many things together, so many highs and so many lows. We are bonded for life. There you go. Va bene, siete bellissime sorelle, legate per la vita, perché le hanno passate tante insieme, le cose belle e le cose brutte, e questo le ha legate. E allora adesso, ciao ragazzi, potevamo prendere solo quattro telefonate. Ciao. Perché in casa. Ciao, grazie. Ciao, we just like to say big thank you to all of our fans. Yeah, big thank you. Però ringraziamo la fans. E allora adesso ci rivediamo, diamo loro il tempo di prepararsi, ci rivediamo tra pochissimo per il loro ultimissimo pezzo. A tra poco. We're ready. Di nuovo con le Spice Girls. Ritorniamo con le Spice Girls, che adesso dal loro ultimissimo CD, che si chiama Spice World, ci cantano il successo del momento, che è Spice Up Your Life, the Spice Girls! When you're feeling sad and low,
dinamiche, fortissime queste ragazze. Very strong. Yes, went for a walk. C'è una sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. A surprise for the Spice Girls. What's that, Dan? La sorpresa è il triplo album di platinum. Triple platinum. Significa... Grazie, Pali. Eccole qua. Significa 300.000 copie vendute dell'ultimo CD. Quindi un grandissimo successo, praticamente istantaneo. È uscito ed è stato subito un grande, grande, grande hit, come si dice in gergo discografico. You're great. Viva Nord Italia! Eccola là! Grazie! Brave! Sì. Thanks to all the fans out there. Thank you. Girl power. Grazie! Girl power! E allora con quest'ultima dichiarazione, potere alle ragazze. Prego. Ha detto potere alle ragazze. Ah sì, certo. Ah sì, magari che fa il vago su queste cose. Possiamo salutare le Spice Girls. Ringraziamole per la loro presenza qui. Thank a fantastico. Le Spice Girls. Presto. Ciao. Arrivederci. Le Spice Girls. Arrivederci. Prego.